È tornato a parlare Buffon, mentre registro questo video è successo da pochi minuti. Un video pubblicato sui social della Juventus, io l'ho visto in particolare su Twitter, in cui Antonio Romano di JTV intervista Gianluigi Buffon. Tre semplici domande, circa 6 minuti, e in realtà più che altro è un modo di confezionare quella che è nient'altro che una dichiarazione spontanea del capitano della Juventus su tematiche calde in questo momento per fare chiarezza su alcuni punti. Probabilmente, anzi sicuramente, il video è stato registrato stesso in giornata quando la squadra è ritornata a Vinovo per gli allenamenti dopo la giornata libera di ieri. Oggi è martedì. E allora che cosa ha detto Buffon? È intervenuto sulla notizia della presunta lite tra lui e Benatia nello spogliatoio dell'Allianz Stadium subito dopo la fine della partita contro il Napoli, Juventus-Napoli 0-1. Le notizie che erano state riportate, in particolar modo da Il Bianconero e un po' più tardi, ma sempre in mattinata di oggi, anche da goal.com, a firma di Romeo Agresti, parlavano di un acceso dibattito all'interno dello spogliatoio con Buffon, che appena finita la partita aveva preso la parola per fare una, tra virgolette, cazziata, ovvero per mettere alcuni punti fermi e dare anche un po' una spinta emotiva alla squadra, ma non tutti avevano accettato, secondo quanto appunto avevano riportato i giornali, questa presa di posizione del capitano, o se volete questa bacchettata ai compagni di squadra. Su tutti non l'aveva accettata Mehdi Benatia, in quanto, secondo le ricostruzioni, si era visto additare come responsabile principale del gol subito da Koulibaly. E quindi non ci stava il giocatore numero 4 della Juventus a prendersi evidentemente queste colpe, a fronte anche di una partita che, come molti di voi mi hanno anche scritto nei commenti, nei video che ho fatto di analisi della partita, appunto Benatia aveva giocato veramente molto bene per almeno 88 minuti, salvo quella sbavatura decisiva, clamorosa, molto pesante, che è costata la sconfitta. Senza entrare nel merito della partita di Benatia, quello che ha detto Buffon è sostanzialmente che queste cose che sono state riportate sono tutte false. Ha ammesso che sia vero che c'è stato un confronto, ha detto che è normale, nella Juventus ci sono sempre stati, c'è sempre stato questo tipo di confronto, ci sono stati sempre questi confronti tra giocatori, soprattutto nei momenti difficili, dopo le sconfitte, ma volti più che altro a chiarire la situazione, ad andare avanti meglio, appunto migliorando dagli errori, ma mai additando qualcuno, dando a qualcuno in particolare la responsabilità di una sconfitta. Sono proprio queste le parole di Buffon: non si è mai dato a qualcuno in particolare la responsabilità degli errori e delle sconfitte. Quindi non è successo nulla con Benatia. E ha tra l'altro spiegato Buffon come Benatia sia sicuramente un ottimo giocatore, un bravissimo ragazzo professionista che non merita evidentemente questo tipo di attenzioni negative. Poi Buffon ha continuato dicendo che è stato grave l'errore della Juventus di perdere questi 5 punti, di dilapidare 5 punti nel giro di una settimana, e che però c'è bisogno adesso dell'unità di tutti, compresi i tifosi, per credere in queste ultime 4 partite nella vittoria dello scudetto, vedendo, cercando di costruire e costruendo una vera Juve, vedendo una vera Juve in campo. Vi ho sintetizzato i passaggi chiave delle parole di Buffon che trovate comunque, ripeto, sui social della Juventus, e probabilmente quando avrete visto questo video, mentre starete guardando questo video, avrete già ascoltato direttamente le sue parole. Ma la mia, quella che vi porto è la mia opinione a questo punto, perché altrimenti sarebbe inutile che io vi stessi parlando qui. La mia opinione è che è curioso che Buffon si sia preso questa responsabilità di andare a parlare, che si sia reso necessario questo intervento di Buffon. Sapete, di chiacchiere e di falsità sulla Juventus se ne dicono di tutti i colori, continuamente, da parte di chiunque. Allora mi fa un po' riflettere, perché mai la Juventus interviene a controbattere su nessuna cosa. Lo sappiamo bene, noi tifosi lo diciamo sempre, che la Juve dovrebbe invece intervenire tante volte quando viene denigrata, quando viene diffamata. In questo caso è intervenuta dopo che per 100 volte non era intervenuta. Allora mi fa capire questo una cosa: io voglio dare per buona la versione di Buffon, che in realtà è tutto falso, che sì, c'è stato un confronto nello spogliatoio, ma ovviamente. Cioè, sarebbe da provinciali non confrontarsi anche in maniera animata dopo una partita del genere, ma che appunto è falso,
che c'è stato un vero e proprio litigio e soprattutto che siano coinvolti Buffon e Benatia. Voglio prendere per buona questa versione, però mi fa capire questo intervento che in questo momento si respira una cattiva aria all'interno della squadra e che è dovuto andare avanti, intervenire il capitano, metterci la faccia per compattare il gruppo, per fare da frangiflutti rispetto a questa tempesta di anche pessimismo che si sta abbattendo sulla Juventus. E non parlo del pessimismo dei tifosi, che non credo che possa mai incidere più di tanto, se non quello allo stadio, che quando non si sentono i cori, non si sente l'incitamento. Parlo del pessimismo in generale dell'opinione pubblica, di una Juventus che viene definita come aver già perso lo scudetto. E che non ha torto comunque questa visione delle cose. Io stesso ritengo che la Juventus sia più proiettata verso la perdita dello scudetto piuttosto che la vittoria in questo momento, per come sono stati appunto dilapidati questi 5 punti. Però resta comunque una condizione non ideale rispetto alla quale appunto la squadra e Buffon hanno deciso di intervenire. Probabilmente è stata una decisione dettata dall'alto, condivisa alla pari con Buffon, che ormai è quasi più un dirigente che un portiere, che un giocatore. Quindi immagino che dietro questa scelta ci sia stato anche l'allenatore, l'intervento di Allegri, l'intervento di Agnello e di chi per lui, per dire basta, fermiamo questa onda appunto di attacchi che sta andando a far sgretolare la convinzione, la certezza, la determinazione, l'animo che devono esserci nella squadra per queste partite e cerchiamo invece di controbattere, di rispedire al mittente questo tipo di ambiente e di contesto che si sta creando per cercare appunto la compattezza e andare a fare il nostro dovere da Juventus, cioè vincere queste quattro partite e conquistare il settimo scudetto consecutivo, che sarebbe il 36esimo della nostra storia. Questo è quello che io riesco a capire ragionando su questa situazione. Se avete inteso qualcosa di diverso o se siete d'accordo con me, in ogni caso lasciatemi i vostri commenti. Ultimamente siete tantissimi, mi state facendo fare gli straordinari per leggervi e rispondervi. Grazie, sono felice di questo. Naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e fate un salto nella descrizione del video dove trovate i link anche per seguirmi sugli altri social. Sempre Forza Juve!